Ovvero voglio, scusa, no, ci avete detto basta, altro che basta. È vero, è lei che dice basta, poi io riesco sempre a convincerla. E tu ti lasci convincere anche perché ti diverti alla fine. Sì, anche perché il Pieramenta è una calamita. A inizio stagione c'è qualcosa che scatta e dice bisogna esserci. La sua dieta comunque è direi anche di un bel po'. Letizia Roux e Seven Pong Combo vuol dire che ci siete, ma ci siete davvero. Gli anni passano, non dico l'età, ma voi andate sempre forte. Ma proprio perché passano dobbiamo darci dentro di più, abbiamo cercato di prepararci al meglio nel momento in cui abbiamo deciso di venire. Ci siamo preparate bene, comunque oggi vuol dire tanto e poco. Senz'altro da morale, però è ancora lunga. Aspettiamo e vediamo. Italia batte Francia 2-0. Sai chi ha vinto quest'oggi? Bolzemanni. Per un secondo su 30 Italin. Lorenzo Oltre, siamo partiti con il piede giusto. Sì, oggi abbiamo fatto una bella gara, siamo stati regolari. Abbiamo fatto gara con Matteo e Denis. Alla fine abbiamo vinto proprio di poco. Siamo arrivati insieme, però sempre meglio cominciare bene. Come la vedi? Chi sono i favoriti? Guardando i tempi di oggi ce la giochiamo noi quattro, poi comunque c'è anche Bommardion, Colin Franchi, sono sempre lì. Alla fine quattro giorni sono lunghi, penso che le tre squadre alla fine siano un po' queste. Però le Antamatten ci si aspettava qualcosa di più? Sicuramente sì, non so bene oggi cosa sia successo, però guarda, la gara è ancora lunga e tutto può succedere in tre giorni.